Ultima chiamata per la Serie A, o si vince o si è fuori, al di là di tutti i possibili incastri o conteggi aritmetici. Se il Crotone non batte il Cagliari, difficilmente alla fine dei giochi riuscirà a festeggiare la salvezza in Serie A. Con questo spirito, la truppa rossoblù attende il Cagliari di Rastelli. 12 mesi fa le due squadre dominavano il campionato di Serie B. Oggi cercano punti per restare aggrappati al massimo torneo italiano. Ha molte più chance la squadra sarda, che ad ottobre regolò gli squali per 2-1, mentre la calabrese ha perso sempre. Tre precedenti, 3 KO, l'ultimo nel gennaio 2016 con il Crotone vincente per 3-1. Sulla bilancia dei pronostici pesa anche l'andamento della trasferta della Rastelli Boys. Solo 5 punti lontano da casa, peggio ha fatto solo proprio il Crotone, con 2 soli punti ottenuti a domicilio e l'ultima della classe in questa speciale classifica. Lì dove Cordes e compagni potrebbero scivolare anche in graduatoria generale in caso di disfatta o pareggio e concomitante vittoria del Pescara di Zeman, che con il Boema in panchina ha ripreso a macinare punti. Tuttavia, la guerra a distanza resta sull'Empoli e non sulle dirette concorrenti Palermo e Pescara, appunto. Solo avvicinando i toscani la permanenza in Serie A resterà agguantabile. In caso contrario, ogni discorso sarà superfluo. Alessio Bonpasso per l'ACNews 24.